Oggi proviamo a rispondere a due domande fatte dagli iscritti. La prima domanda è: per quale motivo esistono così pochi canali come quello dell'Avvocato Catania? E la seconda domanda è: ma l'Avvocato Catania ha contenuti interessanti, perché il canale non ha maggiore diffusione? Tutto dipende da come YouTube si è strutturato e si è sviluppato in questi anni. Normalmente esistono tre motivi principali per cui si diventa YouTubers. Il primo è avere un messaggio da comunicare. Io voglio cambiare le cose, voglio fare informazione, apro un canale su YouTube. La seconda motivazione, non ammessa da tutti, è che la gente vuole comparire, vuole diventare popolare. Sono un bravo comico, sono un bravo opinionista, voglio che gli altri mi vedano e mi sentano. Il terzo motivo è quello più venale. Voglio guadagnare con questa piattaforma. Posso offrire dei contenuti che piacciono alla gente, magari posso convertire questi contenuti in denaro sonante per le mie tasche. Ovviamente nulla vieta di diventare YouTubers per uno o più di questi motivi. Sostanzialmente, però, la stragrande maggioranza degli YouTubers famosi sono anche veri e propri professionisti. YouTube rappresenta il loro ambito lavorativo per eccellenza. Stiamo parlando di persone come PewDiePie, spero di pronunciarlo bene, o il nostro Andrea Galeazzi, che recensisce e vende anche online strumenti e device elettronici principalmente. In misura nettamente minore, ma tutt'altro che irrilevante, ci sono poi le persone che stanno sul tubo perché devono apparire e affermare la propria immagine. Due casi su tutti: Matteo Salvini e Beppe Grillo. Matteo Salvini, comparendo periodicamente su YouTube, ma anche su tutti gli altri social, è riuscito in un certo periodo storico a far raggiungere al suo partito il 40% di consensi. Quasi un italiano su due lo appoggiava fino a qualche anno fa. E Beppe Grillo, d'altra parte, oltre ad appoggiare e sponsorizzare il Movimento 5 Stelle, si è procurato una marea di pubblicità per i suoi spettacoli, che hanno fatto il pieno e gli hanno permesso di arrivare praticamente all'età della pensione. Sono pochi invece gli YouTubers che si trovano sul tubo per il gusto di fare informazione e diffondere un messaggio. E anche quando si trovano YouTubers di questo tipo, spesso i loro messaggi sono stereotipati. Questo avviene non perché le persone che si preoccupano di fare informazione abbiano qualità intrinseche inferiori alle altre, ma perché YouTube è strutturato in maniera tale da penalizzarle. YouTube, infatti, è un'impresa e punta a fare profitto. Per fare profitto devi mandare avanti YouTubers, canali e contenuti di un certo tipo che ti permettano di acquisire pubblicità e sostanzialmente ti permettano, in maniera mediata, di vendere beni e servizi. Se fai informazione come la fa il buon Galeazzi, riuscirai a piazzare cellulari, computer e una marea di beni di consumo. Se la fai invece come l'avvocato Catania, difficilmente riuscirai a vendere qualcosa. Motivo per cui la piattaforma ha tutto l'interesse, legittimo come ripeto, ad avere 100.000 canali come quello di Galeazzi e a tollerarne 1, 10, 100 come quello dell'avvocato Catania. Per raggiungere questo risultato usi un sistema di incentivi da una parte e disincentivi dall'altra. Molto democraticamente permetti a tutti di creare nuovi contenuti e di pubblicarli, ma altrettanto democristianamente inizi a fare un po' di selezione. I contenuti che ti portano profitti e che seguono la tua linea editoriale e commerciale guadagnano più visibilità. Gli autori che fanno del materiale che ti piace, che viene apprezzato e ti fa vendere di più, possono avere anche monetizzazioni più facili, permanenti. Invece, quelli che producono contenuti dubbi, sgradevoli o comunque non commerciali, li puoi penalizzare in due modi. Primo, puoi fare un elenco di parole scomode, bannate. Se il tuo intervento contiene quelle parole lì, allora il video viene deranchizzato, non sarà mostrato tanto quanto un video che quelle parole non le contiene. E poi puoi fare una seconda cosa. Quando trovi determinate parole scomode o inserite in contesti scomodi, puoi demonetizzare il video. Se lo YouTuber si ostina a fare video su parole bannate o critiche, avrà un ranking sempre più basso e avrà
avrà sempre meno visite sul suo canale. Oltretutto, se il canale è demonetizzato, prima o poi si stancherà di fare video. Non ci guadagna nulla per andare avanti e il suo canale viene visto da sempre meno persone. Fare video di qualità, non necessariamente visiva ma contenutistica, richiede comunque un piccolo sforzo di ricerca e un pochino di tempo libero per poter organizzare le idee. Mediamente uno dei miei video, per essere realizzato, richiede nella migliore delle ipotesi circa un'oretta e mezza di lavoro, di riflessione e di registrazione. L'algoritmo di YouTube, per calcolare il mio ranking, si preoccupa anche della quantità di video che sono in grado di produrre e pubblicare. Se ne produco pochi, il mio canale avrà un ranking minore e se la gente non si interessa a quei video, il punteggio precipiterà ulteriormente. Viceversa, se produco tanti video che piacciono a YouTube e che quindi sono commercialmente appetibili, il mio ranking salirà a dismisura. I canali di informazione professionale o semiprofessionali galleggiano fra questi due estremi. Fanpage e Telitalia, per esempio, pubblicano letteralmente una decina di video al giorno come minimo. E su tanti video, averne uno demonetizzato comunque con un ranking penalizzante non è la fine del mondo. Al termine della giornata avrai 9 video che tirano il canale verso l'alto e uno o due che te lo tirano verso il basso. Ci può stare tranquillamente e anche quei due video che tirano il canale verso il basso contribuiscono però ad avere qualche visualizzazione. Dato che hai pochi video che tirano il canale verso il basso, questi video saranno anche più visti, semplicemente perché se vuoi informarti su un certo argomento, tu arrivi prima e hai poca concorrenza. Quindi la gente guarda anche quei video lì. Se prendete per esempio i miei video di maggiore successo, quelli con più di 100.000 visualizzazioni, scoprirete che trattano argomenti come i complotti per il coronavirus oppure i commenti a Beppe Grillo. I commenti a Beppe Grillo sono demonetizzati. Se avete apprezzato la mia voce, sappiate che questo è successo non perché io sono particolarmente bravo, ma perché tanti altri professionisti non hanno voglia e tempo da perdere. Commentare Beppe Grillo a loro non avrebbe reso un centesimo e quindi banalmente non lo hanno fatto. Io al contrario ho pensato che fosse importante analizzare quel messaggio lì ed è per questo motivo che ci troviamo più o meno ogni sera a parlare degli argomenti più disparati. Ulteriori penalizzazioni derivano poi dal fatto pressoché automatico che gli argomenti scottanti spesso e volentieri vengono scambiati dall'algoritmo per argomenti denigratori e vengono quindi vietati o limitati nella circolazione. I miei contenuti sono normalmente leciti, ma uso un frasario da bollino rosso per YouTube. YouTube ovviamente applica degli algoritmi automatici. Se rileva tante parole a rischio o rosso, mi censura il video. I miei ultimi video sul DDL Zan, per esempio, sono stati demonetizzati e deranchizzati, il che è curioso perché, fra parentesi, anche la mia risposta a Gio Pizzi è stata demonetizzata, ma il video di Gio Pizzi non è demonetizzato. E chiariamoci, io non credo che YouTube avvantaggi Gio Pizzi perché è di parte politica avversa alla mia. Al contrario, io credo che l'algoritmo di YouTube abbia demonetizzato entrambi i nostri video all'inizio e che poi il ricorso di Gio Pizzi abbia avuto una corsia preferenziale rispetto al mio perché il suo canale macina milioni di visualizzazioni al mese mentre il mio è fermo a poche centinaia di migliaia. Motivo per cui la sua richiesta di revisione probabilmente è finita in cima alla lista e la mia invece molto più in fondo. Al momento attuale ho abbastanza tempo libero per fare questi video e grazie al cielo la remunerazione YouTube non è per me essenziale. Tuttavia è chiaro che stando così le cose potrò operare entro certi limiti. Per rendere un servizio migliore e più strutturato servirebbero chiaramente molto più tempo e molte più risorse. E se YouTube non te le concede possono succedere sostanzialmente tre cose. Primo, tendi a galleggiare e a vivacchiare. Fino a quando le cose stanno così vai avanti. Poi, quando succederà qualcosa che cambierà lo status quo, e cioè impegni familiari o professionali più pressanti, chiudi baracche e burattini e ciao canale, oppure ancora cerchi di evolverti. Ma cercare di evolverti comporta delle scelte
un costo da pagare. Le idee che sono venute a me sono quelle classiche. Per esempio, inizi a cercarti dei Patreon, come fa Joe Pizzi, come fa Breaking Italy e come fanno molti altri canali. Questa idea a me non piace più di tanto, perché il punto è questo: tu prepari dei contenuti, i Patreon ti finanziano, ma se i Patreon ti finanziano, hanno anche tutto il diritto di dirti cosa vogliono vedere e questo può influenzare per l'appunto il tuo prodotto e le tue uscite. Io sono dell'idea che se Joe Pizzi è così estremista, lo è perché sono anche i suoi Patreon e i suoi sponsor. Con i Patreon e gli sponsor puoi tranquillamente andare avanti, ma diventi meno trasparente e meno naturale, fra virgolette. Un'altra idea è quella, naturalmente, di fare i crowdfunding projects. La mia pronuncia dell'inglese è penosa, lo so. L'inglese mi limito a comprenderlo, ma non lo parlo quasi mai. In questo modo potremmo dire: perché non facciamo un bel documentario su questo argomento qui? Le risorse che servono sono queste qua. Mi date una mano a finanziarlo? Questa potrebbe essere un'ipotesi ragionevole, però dobbiamo anche contarci. In primo luogo, non mi piace l'idea che gli iscritti debbano contribuire finanziariamente a un'impresa. Non mi piace. Ho un blocco interiore, non so cosa dirvi. Dall'altra parte, bisogna essere davvero in tanti per avere i fondi necessari per fare un documentario vero e proprio. E noi in tantissimi non lo siamo. 24.500 iscritti è un numero di tutto rispetto per un canale piccolo come il mio, con contenuti artigianali come il mio, ma chiaramente non è sufficiente per fare quel salto di qualità. Motivo per cui dovreste rassegnarvi ad avere le stampe di Zenigata e di Lupin dietro il video per molto molto tempo. Però sostanzialmente la situazione è questa qui. I canali come il mio sono rari semplicemente perché l'ambiente di YouTube non è favorevole al loro sviluppo. E questo avviene perché YouTube è un'impresa che ha degli scopi e degli obiettivi diversi rispetto a quello di far crescere i canali di informazione alternativa. Tutto qui. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in alto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e per favore cercate di condividere il contenuto del canale verso l'esterno in maniera tale che si possa crescere e raggiungere quelle dimensioni necessarie per fare un salto di qualità. Grazie ancora a tutti e a presto.